Ciao dalla redazione di Atleta News. Io sono Martina Procaccini e l'ospite di oggi è Katia Serra, ex calciatrice, commentatrice sportiva, consigliera della divisione calcio femminile FIGC, nonché responsabile calcio femminile dell'Associazione Italiana Calciatori. Ciao Katia, benvenuta. Ciao a tutti, sono Katia Serra, un ex agonista, oggi atleta per diletto. Bene, ciao Katia, ma sei anche molto di più, oggi sei stata e sei ancora commentatrice televisiva, e sei stata calciatrice, sei responsabile del calcio femminile dell'Associazione Italiana Calciatori e consigliera della divisione calcio femminile della FIGC. Confermi. Sì, sono anche docente universitaria dove ho una cattedra sul calcio femminile, l'unico esempio in Italia, formo i futuri allenatori attraverso la scuola allenatore di Coverciano, insomma diciamo che ero molto poliedrica in campo, lo sono rimasta anche fuori perché mi piace lo sport e soprattutto mi sento una divulgatrice, cioè una persona che sotto vari aspetti cerca di insegnare e di diffondere quello che è il calcio giocato dalle ragazze, sia provando insomma a superare numerosi ostacoli, sia appassionando anche chi magari fino a ieri non lo considerava uno sport divertente, e soprattutto cercando di costruire una strada più semplice e meno impervia di quella che la mia generazione ha dovuto invece percorrere. Sì, effettivamente proprio una vita dedita allo sport. Tra l'altro ieri è stata la giornata mondiale dedicata allo sport. Che cos'è per te lo sport? Quali sono i valori più importanti? Come lo definiresti? Guarda, l'ho scritto anche su una storia di Instagram in maniera semplice: sport è vita, che senza io farei fatica insomma a riconoscermi. Poi è naturale che lo sport mi ha permesso di diventare la donna che sono, lo sport mi ha strutturato il carattere, mi ha formato a livello anche muscolare, mi ha dato gli strumenti per riuscire insomma a vivere una vita in Italia non semplice, ma al tempo stesso molto anche stimolante. Lo sport è una passione continua, lo sport è condivisione, emozione e anche superamento dei propri limiti. Quindi quello che mi ha insegnato è proprio cercare di porsi degli obiettivi e poi una volta raggiunti dimenticarli in fretta per porsi subito dei nuovi. E detto questo, davvero io, da anche insegnante di educazione fisica, ritengo che lo sport abbia un valore educativo, un valore sociale, un valore economico, quindi sia davvero un aspetto molto formativo della vita di tutti noi. E mi dispiace molto quando vedo che pur nei cambiamenti e nelle tante chiacchiere che si fa sul mondo dello sport, in realtà ad oggi in Italia lo sport non è ancora così centrale come secondo me dovrebbe essere. Ecco, hai toccato un aspetto interessante quando hai specificato, no, che appunto soprattutto in Italia è stato complesso, no, proprio nella tua personale esperienza. Ne parlavamo l'altra volta anche con nel nostro talk show con Raffaella Manieri, che ci ha raccontato proprio la differenza di quanto ha risentito andando all'estero prima. Quindi sentendosi sminuita, no? Con meno valore, svalutata se vogliamo, però poi anche tornando in Italia, dopo essere stata all'estero, ha proprio percepito una differenza e ha dichiarato che come se ci fossero 10 anni di scarto. Quant'è questa differenza con l'estero e perché? Allora, anch'io ho avuto una mia esperienza, tra l'altro sono stata la seconda italiana a viverla all'estero, quindi 10 anni fa esatti, anzi 11, perché era il 2010, in un momento in cui il calcio femminile anche in giro per l'Europa aveva iniziato insomma ad espandersi e ad avere la sua dimensione. Nella mia esperienza nel Levante è stata l'unica in cui posso tranquillamente dire che mi sono sentita calciatrice, perché ero là solo per fare quello ed ero messa nelle condizioni ideali per farlo, e anche quando magari per strada così mi chiedevano che cosa facevo, lo raccontavo e venivo accolta
con un entusiasmo e vissuta come una donna classica che aveva fatto una scelta sportiva senza essere percepita quel marziano o quell'UFO che invece mi facevano sentire quando lo dicevo in Italia. Quindi, esatto, quindi è stato proprio l'accettazione che secondo me è cambiata tantissimo e che io ho vissuto proprio in prima linea, ma proprio perché appartengo a una generazione dove ancora insomma era molto diverso dai tempi attuali. In più la grande differenza era che a livello organizzativo appunto non mi dovevo preoccupare di nulla perché avevo alle spalle una società che mi metteva nelle condizioni ideali per fare solo quello e provare a farlo al meglio. Nel mio caso, peccato aver avuto l'opportunità solo a fine carriera, quindi io ero già molto avanti con gli anni, ne avevo 37, e di conseguenza andare anche in un campionato molto più competitivo rispetto al nostro, a quell'età, insomma, le difficoltà sono state enormi, però è stata un'esperienza bellissima e devo dire che consiglio a tutte, soprattutto alle giovani, di andare fuori dall'Italia, di misurarsi, di mettersi alla prova, anche magari in campionati complicati dove non sarà semplice trovare spazio, ma diventa molto molto formativo e quindi il calcio in questo senso offre anche questa opportunità. È un percorso di crescita come persona, di crescita come atleta e quindi secondo me è un'esperienza che va assolutamente fatta e ammiro molto chi utilizza diciamo il calcio per giocare in tante nazioni, perché credo che alla fine poi avrà più strumenti per poter introdursi nel mondo del lavoro quando smetterà. E magari serve anche per importare, passami il termine, quella mentalità che forse ancora in Italia appunto ancora manca, no? Ti confermo, guarda, io quando ero in Italia andavo sempre d'accordissimo con le straniere, sempre, ma perché io ero molto professionale, molto pretenziosa con me stessa, molto fiscale, molto ligia alle regole, ai comportamenti, a una vita da atleta, senza che il sistema me lo imponesse o me lo chiedesse. Era una forma mentis mia, anche come vi ho detto prima, io sono insegnante di educazione fisica, quindi conosco la cultura dello sport anche attraverso il mio percorso universitario. E quindi per me era molto semplice, molto automatico agire in questa maniera, però obiettivamente predicavo un po' nel deserto. Invece con le straniere che avevano appunto già questa mentalità, con loro mi sono sempre trovata in grande sintonia e quindi riuscivo a instaurare un grande feeling. E in questo senso, adesso chiaramente rispetto ai tempi di cui io vi posso raccontare perché li ho vissuti, la mentalità comunque sta cambiando, la professionalità pure, e quindi questo processo è avviato. È un processo che richiede ancora insomma del tempo, però siamo sulla strada giusta. È iniziata. Ecco, infatti quando tu parli proprio del che le cose erano molto diverse da adesso, ma quanto erano diverse? Cioè, ci racconti il calcio femminile quando lo giocavi tu, agli inizi della tua carriera? Sì, beh, ti posso dire, allora, intanto io ho debuttato a 13 anni in Serie B, perché nell'86, perché o giocavi in prima squadra o non potevi giocare a pallone, non esistevano i settori giovanili femminili, non si poteva giocare il calcio misto con i bambini e quindi l'unica opportunità era quella. E quindi io, come tante mie colleghe, siamo necessariamente state catapultate da bambine e ragazzine in una prima squadra con tutti, voglio dire, i pro e i contro di ritrovarsi bimba all'interno di uno spogliatoio di adulte, sia da un punto di vista relazionale, sia da un punto di vista proprio anche fisico, certo. Strutturale. Altra cosa, se ti facevi male, io purtroppo in questo ho dato tanto, iniziando molto presto, e ti dovevi arrangiare sia per pagarti le spese per guarire, sia nel cercare le strutture sanitarie e i medici che ti potessero aiutare per ristabilirti. E si facevano pochissimi allenamenti con la squadra e solitamente tutti a distanza di un'ora, un'ora e mezza da casa, quindi quando andavi al campo insomma era sempre un viaggio andare, l'allenamento, un viaggio a tornare. Era complicato anche a livello proprio logistico e organizzativo.
Assolutamente, infatti poi al di là di questi 2 o 3 allenamenti settimanali, ripeto, sempre lontani da casa, 1 ora e mezza di strada, andare e altrettanto tornare, io compensavo allenandomi con una squadra di promozione dove giocava mio fratello, ed era un modo per me per volermi migliorare, crescere e per cercare di emergere, quindi di diventare, diciamo, una giocatrice sempre più forte. Ma anche questa è stata una scelta personale dettata dalla mia ambizione e che però alla fine, insomma, ha dato i suoi frutti. Questo per dirti quindi che non c'era dietro un sistema che ti sosteneva, ma che tu eri un autodidatta in tutto e per tutto. E io ho fatto i corsi anche per diventare allenatrice già appunto in quel periodo, perché da noi anche purtroppo le figure che ci venivano ad allenare erano dei dopolavoristi e quindi gente che ne sapeva veramente poco di calcio, e quindi anche quello era un aspetto carente, per non parlare di preparazione o di alimentazione. Nessuno, anche in nazionale in quegli anni, insomma, per quanto si cercava di fare le cose molto bene e sicuramente in nazionale ci si riusciva rispetto ai club, comunque l'organizzazione era ancora deficitaria e di conseguenza, insomma, mancavano quelle basi per poi poter essere competitiva a carattere internazionale. Ultima cosa, ti faccio un esempio banale, ma mantenere una propria maglietta da gioco era un'impresa, nessuna società te le lasciava, ogni volta c'era da litigare, magari me la dovevo anche comprare, cioè, quindi il rimpianto è anche che nel corso della mia carriera purtroppo non ho tutte le mie maglie con cui ho giocato, e perché queste erano le situazioni, che quando andavi a giocare in nazionale, finita la partita, la dovevi restituire la maglietta, e quindi di mio ho veramente poco, e questo, ti dico, è un grosso rimpianto. È vero, perché non si dà spazio alla memoria, anzi, no? Viene relegato nell'oblio comunque una carriera, no? Una delle gesta sportive meritevoli invece di menzione. Esatto, e poi ti dico, nel mio caso specifico, ma questo riguardava solo me, io ho un 37 di piede, quindi molto piccolo. Al tempo non esistevano scarpe buone col numero 37, erano tutte le scarpe per i bimbi di pelle sintetica, no? Di mezza plastica, perché altrimenti quelle di pelle di canguro, di vitello, eccetera, andavano dal 38, 38 e mezzo in su. Numeri più grandi. Esatto, e io ho avuto la fortuna che, andando in giro con la nazionale, ogni tanto all'estero riuscivo a comprarmele, mi facevo lo stock che mi durava anni, perché appunto questa non era possibile. E anche lì sono stata la prima testimonial della Nike, però a fine carriera, dove sì, negli ultimi anni me le facevano addirittura personalizzate proprio nel laboratorio, perché insomma avevo qualche difetto sul piede, quindi me le avevano fatte perfette, però anche questo gli ultimi 2 o 3 anni è venuto dopo, certo. Beh, sono molto interessanti. È stata una rincorsa continua. Interessanti questi racconti, perché entriamo proprio nel vivo, nel pratico. E dalla cosa veramente, ecco, più piccola, che uno pensa sia la cosa più piccola, della scarpa, del raggiungere gli allenamenti, però effettivamente lì poi viene fuori proprio quanto effettivamente si stava indietro, no? E quanto poi effettivamente allo stesso tempo è stato fatto e ancora però c'è da fare. E a questo proposito voglio un tuo commento su questo articolo che ho letto la scorsa settimana. Riguarda l'Arezzo, la squadra dell'Arezzo femminile, in cui 2 giocatrici, che sono Laura Teci e Caterina Paganini, sono state spinte dal proprio datore di lavoro in un'azienda del settore orafo a lasciare, anche per i pericoli del Covid. Oggi appunto con lo sport è anche un po' più come dire, esposto, no, al contagio Covid, quindi a maggiori rischi, sono state pressate a tal punto da non potersi più allenare, quindi di conseguenza non poter più giocare. Il presidente della squadra, Anselmi, si è esposto in prima persona, insomma, cercando di mediare, però effettivamente ad oggi queste 2 giocatrici non stanno giocando. Guarda, io ho letto anche il comunicato dell'azienda che smentisce questo. Sinceramente non conosco i fatti da dentro, e di sicuro adesso è una situazione molto particolare, cioè questo Covid comunque sta creando delle difficoltà a tutti i livelli, e capire fino a che punto il limite dettato da più
una sensibilità magari particolare da parte di qualcuno, piuttosto che negare un diritto, piuttosto che una paura di questo virus, insomma, secondo me non è così semplice. E mi sembra anche da tutto quello che è emerso che ci sono un po' di contraddizioni. Quindi diventa difficile poi dare un giudizio. Sicuramente quello che ci si deve augurare, e quindi vado in avanti e penso al futuro, è che dovremo creare un bivio tra chi gioca a pallone, mestiere principale, quindi come tale dovrà essere riconosciuto a tutti i livelli, e chi invece giocherà a pallone per divertimento come hobby. Saranno due situazioni diverse, non tutte potranno farlo di mestiere, perché bisognerà essere anche all'altezza per riuscirci, e chi lo farà per hobby è chiaro che ovviamente non sarà la sua priorità, e quando non è la tua priorità è normale che le conseguenze sono diverse. Invece, quindi non te la senti di condannare ecco questo datore di lavoro, in quanto effettivamente le cose devono essere distinte, secondo te? Ti ripeto, io non conosco i fatti, e quindi non mi sento di dire assolutamente nulla. Io mi limito solo a dire che è una situazione delicata, una situazione particolare. Secondo me non è uscita la verità, quindi diventa impossibile avere un giudizio. Un'opinione oggettiva, certo. Ok. Fatto. E, ho letto un tuo post, un po', possiamo dire, arrabbiata circa il fatto della mancanza di un ministro allo sport con il nuovo governo Draghi. A questo punto mi domando, che fine fa la riforma dello sport a cui tanto è stato dedicato, prima con Lotti, poi con Spadafora? Diventa difficile, cioè comunque una delega a una sottosegretaria come la Vezzali, alla quale auguriamo buon lavoro e ci auspichiamo davvero che riesca comunque nell'intento di portare avanti le tante tematiche che riguardano lo sport. Io, come ti dissi nella precedente occasione, aver potuto lavorare con un ministro mi ha dato la possibilità di toccare con mano come, se si vogliono fare le cose, poi la presenza di un ministro accorcia i tempi e dà l'opportunità, insomma, di concretizzarli. Mi auspico che sia la stessa cosa adesso, anche se sicuramente quello che manca in Italia, e mancava anche prima da questo punto di vista, è un ministro con portafoglio. Quindi quando all'inizio ti dicevo lo sport non è mai al centro della persona, non è al centro delle politiche della società italiana, è questo, perché se veramente lo si volesse mettere tale, bisognerebbe non solo avere un ministro, ma avere anche un ministro col portafoglio, e quindi da in quel modo poi costruire tutta una struttura e delle politiche che vanno dall'agonismo all'assistenzialismo, all'aspetto sociale dello sport, che si radicano in tutto il territorio, dalle periferie al centro. Quindi ecco, è un discorso molto molto complicato. Vedo invece che anche in tutti questi mesi, riferito appunto ai decreti che dicevi, è stato più una lotta di potere che costruzione delle esigenze che ci sono, perché comunque le esigenze sono tante, sono per tutti, da chi lo fa per passione a chi lo fa per sostentamento e per agonismo. Ecco, invece Gravina ha dichiarato, ti leggo proprio la citazione: è il momento di completare la rivoluzione culturale rimasta in sospeso nel nostro paese per anni. E questo l'abbiamo detto effettivamente, no? Quindi diciamo i tempi sono maturi. Ecco, lui è stato anche appena rieletto a fine febbraio, se non sbaglio, no? E con il progetto e porta avanti il progetto Il nostro domani ora, questa strategia appunto di sviluppo proprio per il calcio femminile. Ce ne vuoi parlare? In che cosa consiste? Quali sono i punti? Innanzitutto quello di raddoppiare il numero delle attuali tesserate, che è un progetto molto ambizioso, però è giusto, insomma, porsi degli obiettivi alti, anche perché se non si aumentano i numeri poi diventa difficile avere una ampia base su cui costruire un futuro solido e duraturo. Quello, come sapete tutti, insomma, di costruire questo passaggio al professionismo dal
primo luglio 22 che sia però sostenibile e quindi che non sia un salto nel buio, ma sia effettivamente strutturato e organizzato in maniera tale da dare a tutti coloro che ci lavoreranno poi della sostanza e della stabilità, a quello di valorizzare ancora di più le nostre nazionali, quindi non solo la nazionale A, ma anche le giovanili, che sono, diciamo, il biglietto da visita che traina tutto il movimento, a quello anche di iniziare a fare una politica di visibilità sul calcio giocato dalle ragazze e sulle calciatrici che vada al di là del mero risultato sportivo, ma che vada invece in profondità su tutte quelle che sono le storie, no? Che ci sono dietro a ciascuna di questa ragazza, perché in fondo questa storia che si è tramandata di generazione in generazione, che si dovrà tramandare sempre se si vorrà continuare a dare una prospettiva sportiva anche tra 20 anni, quando magari le cose saranno radicalmente cambiate. Quindi è importante l'informazione e la conoscenza. Questi sono solo, insomma, alcuni dei primi aspetti. Poi è chiaro che l'aspetto fondamentale è una riscrittura normativa al passo coi tempi, che dia tutele a chi ci lavora, ma che dia anche strumenti alle società per generare business e quindi delle politiche commerciali, delle politiche di marketing che sono chiaramente alla base per lo sviluppo e la crescita del movimento. Certo, servono anche per la visibilità, no? E quindi di fatto anche la crescita della community, no? Intorno al calcio femminile. E volevo chiederti una cosa, mi hai detto, ecco no aspetta, parlavi del professionismo, effettivamente quindi bisogna arrivare, no, a questo alla fine, ne abbiamo già parlato poi noi, no? E quindi anche a livello di tutele, quanto ancora deve essere fatto? Onestamente deve essere ancora fatto tutto, nel senso che comunque ci sono dei gruppi di lavoro, si è all'inizio, insomma, di concretizzare quello che serve. In primis sarà fondamentale anche riuscire ad accedere alla legge Melandri, quindi alla mutualità, perché ovviamente questo sistema si deve autofinanziare, altrimenti diventa difficile e non sono sufficienti i contributi che arrivano dal governo nella transizione al professionismo. E poi un altro aspetto fondamentale, ma questo è un problema di tutto il calcio, non solo quello giocato dalle ragazze, è il problema delle strutture. Noi in Italia siamo molto carenti da questo punto di vista e quindi è indispensabile anche una politica in tale direzione, al fine di creare delle strutture confortevoli per chi ci va a vedere le partite e al tempo stesso strutture che siano anche godibili nel prodotto televisivo, perché non ci dimentichiamo, insomma, che per poter diventare sempre più interessanti bisogna confezionare un buon prodotto e saperlo vendere bene. Senza di quello poi diventa difficile, insomma, generare del business. E quindi è un percorso, ti dico, molto lento, è un percorso però di condivisione, e questo è importante, perché i club che sono naturalmente i protagonisti sono chiamati dalla federazione a confrontarsi, a collaborare, a spiegare quelle che sono le esigenze, e per ultimo l'aspetto più difficile in assoluto è quello di far convivere le realtà storiche, quindi le ASD che hanno appunto costruito la storia di questo movimento, con realtà professionistiche molto ben strutturate e organizzate, che hanno mezzi assolutamente differenti, e quindi ci si augura, insomma, di riuscire a portare avanti il mix, perché sarebbe un peccato perderli per strada. E prima hai parlato appunto di te ragazzina, proprio avevi 13 anni quando hai iniziato, no? Quindi mi hai fatto pensare a una cosa che ci siamo dette con Raffaella Manieri,
che con la sua Raffa Manieri Academy appunto fa questo metodo di giocare maschi e femmine insieme e di creare gruppi sulla base della qualità, quindi diciamo del livello, no, dei ragazzini, e quindi non una suddivisione di genere, ok? E mi sono domandata, le ho domandato quale fosse l'approccio e quindi come prendessero i ragazzi questo giocare insieme, no? Ma è chiaro che l'ho chiesto perché volevo arrivare a che tipo di educazione c'è nella società rispetto a questo. E lei mi ha detto una cosa interessante, mi ha detto: io punto molto all'educazione dei genitori. Quanto è importante e come viene preso, ecco, nella società, secondo te? Guarda, i bimbi e le bimbe non fanno differenza, siamo noi adulti a farle, e questo è un dato di fatto in tutti i contesti. Io batto molto sul discorso che bisogna cambiare la percezione che si ha della donna che sceglie di giocare a calcio. È una percezione stereotipata, condizionata dai pregiudizi, invece ci si deve rendere conto che sicuramente chi sceglie di giocare a pallone è una donna dal carattere forte, perché il dover superare tanti ostacoli le impone appunto quello di dover mettersi molto alla prova. E però in questo senso ti posso anche dire che bisognerebbe, dal mio punto di vista, parlare molto di più ai genitori e fargli una educazione sportiva, dove in primis bisognerebbe sdoganare due aspetti. Uno, che la scelta sportiva determina poi il fisico che noi avremo, e questo assolutamente va smentito, perché il nostro corpo si costruisce attraverso il DNA che ci danno i genitori. Da un punto di vista proprio strutturale, sì, un po' lo sport ti condiziona, ci mancherebbe altro, ti fa crescere i muscoli, eccetera, però è ti plasma un 15%, un 10%, quindi fondamentalmente una percentuale molto trascurabile. Il resto è la base genetica, e su quella o sei fortunata o non lo sei, e quindi non c'è disciplina che tenga. Poi l'altro aspetto determinante anche che bisogna insegnare ai genitori è la classica preoccupazione della identità sessuale, che poi la figlia diventa in base alla scelta sportiva che fa. Ecco, anche questo è un campo che andrebbe approfondito, e non lo devo dire certo io, quindi bisogna approfondirlo con chi è esperto della materia, quindi le psicologhe, i sessuologi. Però un dato di fatto è quello che nasciamo tutti ermafroditi, quindi potenzialmente nasciamo tutti con la possibilità di diventare etero o omosessuale. Poi sono i percorsi che incontriamo nel nostro sviluppo che ci condiziona e ci porta in una direzione o nell'altra, ma i percorsi sono dettati dall'ambiente familiare, dall'ambiente sportivo, dall'ambiente sociale, dall'ambiente amicale, da una miriade di ambienti. Quindi circoscrivere queste scelte esclusivamente all'aspetto sportivo è una mentalità gretta, arretrata, arretrata e restrittiva. Quindi certo, in questo senso, secondo me, bisognerebbe in primis sdoganare questi due aspetti, e ci aggiungo un terzo importante, che è quello del che cos'è femminile. E alla fine, in fondo, ognuno è giusto che si esprima secondo il proprio io, secondo il proprio modo di essere, sia da un punto di vista estetico, sia da un punto di vista di atteggiamenti. Quindi ecco, anche sotto questo aspetto, secondo me, bisognerebbe fare molta formazione. E per esempio io mi batto da una vita, e lo sanno, perché odio che alle bimbe gli viene dato la maglietta rosa alle bimbe e la maglietta azzurra ai bimbi. La maglietta della nazionale è azzurra per tutti, bimbe o bimbi, e ho sempre combattuto, mi sono sempre arrabbiata con la federazione
quando vedo che il settore giovanile scolastico invece regala alle bimbe la magliettina dell'Italia rosa. È una cosa insopportabile, scusate se mi accaloro, ma è una cosa che proprio non condivido, perché l'azzurro è il colore dell'Italia, e il colore dell'Italia lo si indossa che ti chiami Carla o che ti chiami Carlo, non ha nessuna differenza. Quindi anche in questi piccoli gesti bisogna rendersi conto che poi si determina un modo di pensare, un modo di ragionare. È un modo poi di ghettizzare allo stesso tempo, perché rosa, perché, cioè, chi l'ha detto? Esatto, per quello che ti dico. Certo. Per quello che ti dico, che anche dai piccoli gesti si possono fare grandi cambiamenti, purtroppo è un discorso particolare e quindi insomma, ecco, sotto questo aspetto, proprio da un punto di vista di formazione, di comunicazione, c'è ancora tanto, tanto da fare internamente ed esternamente, però a me è capitato insomma di tenere conferenze, convegni, e io queste cose che ti sto raccontando le dico, boh, sarà almeno 15 anni che le racconto, e insisto perché tanto ce n'è sempre bisogno e ce ne sarà sempre bisogno, ma sono secondo me aspetti basilari, anche perché io credo che poter scegliere chi diventare sia una libertà impagabile e soprattutto ti dà una serenità che è anche invidiabile, per cui la bellezza dello sport è anche questo. Dovrebbe essere insindacabile poi, no? Certo. Sì, ma scoprirsi anche attraverso lo sport, hai capito? E scoprire che donna vuoi diventare, perché anche una bimba che inizia a giocare, poi magari da ragazzina gioca e da adulta non gioca più, non ha importanza. Cioè, intanto però quegli anni in cui ha giocato gli ha permesso di mettersi in gioco, di confrontarsi e di scoprirsi. Quindi in questo senso dico a tutti quanti che si è sempre in evoluzione ed è anche giusto che l'evoluzione faccia parte di un percorso, e poi c'è chi magari lo termina prima, c'è chi non lo termina mai per scelta, perché è caratterialmente fatto così, o c'è chi lo termina magari un po' più avanti. Ecco, i tempi sono differenti e vanno semplicemente accompagnati con gli strumenti giusti, nulla di più. Quando mi parlavi di aspetto fisico, no? Quindi ti riferivi un po' alla paura che magari un genitore ha che la figlia femmina poi assuma, diciamo, dei tratti fisici un po' più mascolini? Sì, perché allora come fate a fare lo stop di petto, che è una roba che ci siamo sentiti dire per un'eternità, oppure vi vengono i polpacci grossi, oppure le gambe storte, cioè tutte queste cose che ti dico, onestamente ti viene qualche muscolo in più, sì. Cioè, questo è normale, ma basta guardare la Pellegrini nel nuoto, certo, o la Costa nel pattinaggio. Cioè, anche le stesse ballerine hanno dei muscoli non indifferenti, eppure è lo sport per eccellenza definito, no? Femminile. Appunto, in teoria. Quindi però in sé per fortuna anche si comincia a vedere che un corpo tonico e muscoloso magari comincia a piacere, e non piacciono solo le anoressiche, quelle ipermagre che alla fine sono un po' il modello, no? Il canone di bellezza, sì, che c'è sempre stato in Italia. E quindi per quello che io infatti porto sempre ad esempio le gambe della Costner e le gambe della calciatrice, dico scoprite le differenze, e perché uno è femminile e uno non è femminile, quando sono entrambe belle gambe muscolose che quindi hanno proprio l'estetica del muscolo. Però appunto questo è un percorso che insomma bisognerebbe fare educazione sportiva, allora forse piano piano bisogna scardinare, cambiare la percezione. Sì, proprio una mentalità, una cultura nel profondo, anche perché poi alla fine, anche fosse vero, no, che può venire il polpaccio più grande, però in realtà questa paura di cui tu ci hai parlato, questo aspetto riflette un po' la società, no, dell'apparenza piuttosto che della sostanza poi alla fine nella quale viviamo, perché comunque anche qualora una ragazza possa avere delle gambe più grosse, ma come dici tu, che poi magari rappresentano tonicità, salute, benessere, un fisico atletico, sportivo, però ecco, non che l'apparenza, quindi no, l'aspetto fisico debba prevalere su poi il benessere dell'io, di quella ragazza che ha la libertà di scelta e quindi di voler fare quella cosa, e la fa con tutta la serenità del mondo. Esatto, e poi perché davvero è il DNA che comunque ti dà la base maggiore, e la parte muscolare si sviluppa attraverso l'allenamento, ma è una parte molto limitante. Banalmente dico sempre, te non è che se giochi a basket
tutti i giorni di 22 metri se la tua destinazione è di diventare 1,60. È così, cioè è un esempio stupido, ma che ti fa capire la situazione. Inoltre, appunto, il fatto anche dell'estetica, no? Siamo spesso troppo condizionati da questo, ma io credo che appunto bisogna dare più forma alla sostanza che all'estetica. Poi se una sportiva, oltre a essere brava, è pure carina, buon per lei, cioè, buon per lei. È fortunata, appunto, ma il punto di partenza è che quando si giudica le calciatrici e anche le sportive in generale, le si deve giudicare per la prestazione, che ovviamente è una prestazione al femminile, condizionata dagli aspetti psicologici e fisiologici della donna, che quindi saranno sempre diversi da quelli degli uomini, per cui avrà le sue specificità ed è quello che va esaltato. Però appunto l'aspetto estetico sarà un di più. Io ti dico, io mi rifiutai 15 anni fa, 20 anni fa, adesso non mi ricordo neanche di preciso l'anno, 2001, 2002, giù di lì, di fare un calendario, perché al tempo mi chiesero di posare esclusivamente perché ero comunque una ragazza con una certa fisicità ed erano interessati alla persona, non alla calciatrice. Io veramente ho ancora il titolo della Gazzetta dello Sport dove c'era scritto: Serra preferisce gli assist alle passerelle, perché avevo percepito proprio che non erano minimamente interessati alla mia vita d'atleta, a tutti i sacrifici che facevano, alle tutto capacità. Ciò che c'era. Esatto, ed erano esclusivamente interessati a un corpo e di conseguenza magari qualcuno può dire: hai perso un'opportunità. A me non mi interessa, cioè io ho sempre cercato di costruirmi il mio percorso attraverso la conoscenza, attraverso i risultati e senza scorciatoie, e sinceramente non volevo fare la modella. Se avessi voluto fare la modella sceglievo avresti fatto percorso. Altro, certo, ma sai, quello esatto. Poi è una cosa che va scardinata non solo nello sport, poi in realtà, no, il fatto che appunto magari la bellezza femminile prevalga sulla competenza o sulla capacità, perché è una questione di mentalità retrograda. Ma io sono d'accordo. Cioè, in realtà poi diventa un minus, no? Quando la bellezza nel lavoro, perché viene vista magari prima quella e non viene poi giudicato, non vengono giudicate le competenze, magari, no? Infatti io ti dico, io sono d'accordo, infatti questo è un campo appunto che riguarda la donna in generale. Sono anche d'accordo che sia giusto invece far capire che possono coesistere entrambe le cose, esatto. Non, perché uno non esclude l'altro. Sono anche la prima a dire che magari invece molte donne scelgono la strada più breve e quindi preferiscono puntare più sul corpo che certo, su altre caratteristiche. Certo. È una questione di scelta. Infatti io rispetto le scelte di tutti ed è per questo che, come dicevi bene tu, quando si dice libertà di poter scegliere chi si vuole diventare, ecco, è questo che bisognerebbe cercare di accompagnare, e che ti dicevo prima, è un percorso che si scopre anche mettendosi in gioco. Sì, assolutamente. Va inculcato questo proprio, questa nuova cultura o mentalità. E a proposito di questo, poi voglio commentare con te, perché ovviamente ora parliamo principalmente proprio del fare sport, no? Quindi dello giocare del giocare a calcio, eccetera. Però tu sei anche commentatrice sportiva, no? Anche quello, se vogliamo, sei un po' pioniere in questo, nel senso che comunque sei una delle poche donne, o forse se non la prima. Cioè, comunque diciamo molto che... affidato, no, agli uomini. Anche qui, sì, anche sì, questo sì. È un retaggio, no, culturale errato, sì. Poi alla fine te lo confermo. Tra l'altro è iniziato 10 anni fa questa avventura del tutto inaspettata, non è stata né programmata né cercata, quindi qualcosa che non mi sarei mai aspettata. Vado molto a istinto e quindi è qualcosa che probabilmente è molto calzante sul mio modo di essere, sulle mie caratteristiche. E sì, io a livello di commento sul calcio maschile sono stata la prima in tanti campionati: la Serie A, la Coppa Italia, la Serie B, la Lega Pro, le nazionali giovanili, la nazionale di Lega Pro, insomma ho perso il conto, però tra Rai e Sky appunto
effettivamente mi è successo tante volte di essere un apripista e anche in questo senso ti dico, mentre adesso che si comincia a sapere che c'è la calciatrice e quindi un domani chi magari farà questo, se penso a una delle 23 ragazze mondiali, comunque essendo conosciuta da calciatrice le sarà anche semplice poi essere magari apprezzata da opinionista. Nel mio caso, che faccio parte di una generazione sconosciuta, nonostante abbiamo fatto magari gli stessi sacrifici, gli stessi risultati, praticamente ho dovuto scontare il pregiudizio perché una donna che parlava che parla di tecnico-tattica con disinvoltura, riuscendo anche a tenere testa attraverso confronti con colleghi rinomati, eccetera. Insomma, i primi anni Ha è stato incontrato dei particolare. pregiudizi. Ho incontrato anche parecchi ostacoli perché, non so, io arrivavo allo stadio nelle prime partite di Lega Pro, chiedevo qual era la cabina Rai per andare in telecronaca, puntualmente mi indicavano la sala stampa o comunque la tribuna stampa e poi io andavo e sentivo loro che mi dicevano: ma perché mandano le donne allo stadio che non sanno neanche dove devono andare e cosa vengono a fare? Poi, siccome appunto ero già forgiata da anni di Ok. calciatrice, quindi diciamo che non Non facevo spallucce, insomma, sì. mi scivolava via, mi Lasciavi scivolava via. andare. Esatto, magari chiedevo a quello successivo, oppure una volta entrata dentro mi rendevo conto dov'ero e trovavo da sola, insomma, la postazione. Ma questo mi è successo parecchie volte. Mi è successo anche che all'inizio non tutti gli allenatori accettavano da me la domanda tattica a fine match e quindi qualcuno non mi rispondeva. Poi, col fatto che hanno cominciato, insomma, a vedere che non ero lì per caso, poi intanto io ho fatto tutti i corsi a Coverciano da Direttore. allenatrice, match analyst, direttore sportivo, eccetera. Quindi anche lì mi sono distinta insomma, per le mie competenze, insomma, morale, alla fine. Adesso è tanti anni che sono rispettata e questa è la cosa più importante, sono accettata e devo dire anche che sono stimata, quindi è stato un percorso insomma complicato Che e però alla c'è fine ha anche un aneddoto. Ha portato. Scusami, portato scusami. risultato, c'è anche un aneddoto per spiegarti come comunque il pregiudizio non morirà mai e secondo me sarà così anche tra 100 anni. Ho commentato uno spareggio promozione dalla Lega Pro alla Serie B. Un playoff, e la squadra che ha perso e quindi non è salita per 2 settimane sui social mi ha infangata di tutto quello che puoi immaginare che si possa dire a una donna. È successo già 7-8 anni fa. E io l'ho lasciato perdere, ho fatto finta di niente. Se mi succedesse oggi, Ma qual denuncerei era la tua tutta la colpa? società. Non ho capito qual era la tua colpa. Perché gli insulti a te? Nessuna colpa, infatti io mi sono riguardata la partita, chiamai la Rai, sai, non si sa mai, magari pensi di aver detto Aver qualcosa detto che qualcosa, certo. invece, no, assolutamente no, era che erano frustrati dalla mancata promozione e io ero l'anello debole della Il catena capro e quindi si espiatorio. sfogarono con me. Esatto, Bene. esatto. Sono. Sì, questo fa rabbia però, eh. Ti dico, fa tanta rabbia e poi ti mette anche, cioè, perché io sono una persona che si mette molto in discussione. Perché sono pignola, voglio lavorare bene e di conseguenza veramente riandai a vedere la partita, chiamai no, era solo appunto come quando ci si deve sfogare, ci si sfoga sull'anello debole, in quel momento l'anello debole ero io, cioè una donna che commentava gli uomini, capito? Quindi sì, devo dire che sono stata anche male oggi se mi risuccedesse mi dispiacerebbe ugualmente, però avrei una maggior consapevolezza perché quelli erano ancora anni dove purtroppo si faceva fatica ad accettarmi e quindi insomma non era facile, capito? Anche tenere duro, andare avanti e non mollare. Dopodiché io appunto ero sicura insomma di non fare nulla di male e soprattutto quando anche commento. Io commento quello che sono le mie opinioni e quello che vedo, ma non è necessariamente la Bibbia e quindi è giusto anche eventualmente avere idee diverse, però un conto
avere idee diverse, quindi il confronto ci sta. Contro insulti gratuiti perché... Esatto, pregiudiziali, certo. Capito? Certo. Solo perché sei donna, quindi... Bene, tanto ormai... Molti... Dimmi, dimmi. No, molti mi chiedono perché non alleno, e io infatti ho allenato tanti anni quando giocavo. Io faccio parte di quella generazione che giocavi in nazionale, giocavi in Serie A, ma nel frattempo lavoravi, quindi io lavoravo nello sport e ho allenato maschile e femminile. E in realtà, quando appunto è nato questo percorso in televisione del tutto fortuito e casuale, è iniziato un percorso che poi è andato sempre meglio, e alla fine ho fatto una scelta fondamentalmente, anche perché io purtroppo ho 6 operazioni nelle gambe, e quindi stare tutto il giorno in mezzo a un campo da calcio così, insomma, non è il mio ambiente ideale per la mia salute, e quindi ho fatto questa scelta. Altrimenti io sì, ho allenato tanti anni, e allenare comunque è una vocazione, insomma, ce l'ho dentro. Però ecco, commentare per certi aspetti mi fa comunque stare vicino ugualmente al campo, e quindi vedere il calcio sempre da questa angolazione, che è la parte che personalmente mi piace di più. Bene, quindi insomma pregiudizi che vanno scardinati effettivamente in diversi ruoli all'interno del calcio, non solo chi lo gioca. E ho un'ultima domanda, perché effettivamente mi rendo conto proprio che appunto tu lo commenti, lo alleni, quindi se vogliamo lo insegni, lo hai giocato, lo giochi. Com'è nato l'amore per il calcio? Finiamo con la nostalgia, con la poesia. In realtà è molto semplice. Io dico sempre: è nata quando sono nata io, perché è un qualcosa che ho avuto dentro come istinto. È una passione innata, e sin da piccolina in casa con mio fratello giocavo, e questa passione ci è stata trasmessa dalla mamma, perché la sportiva di casa è lei. A noi piace tutto lo sport, e io per tanti anni ne ho fatti 3 contemporaneamente. Quali altri? Basket, calcio e atletica, e fino alla seconda superiore. E poi a quel punto bisognava cominciare anche a studiare, nel senso che a scuola sono sempre andata bene, ma mi bastava stare attenta in classe. A quel punto invece, insomma, cominciava a essere più impegnativo, iniziai a mollare l'atletica. Poi io mi sono fatta male al ginocchio la prima volta giocando a calcio, e un brutto intervento, i medici dissero che non potevo più giocare, che mi dovevo scordare di fare sport, eccetera. Quindi insomma sono andata anche oltre a quello che erano le ragioni, e dopo ho ripreso tutti e due, però era proprio diventato, insomma, ingestibile, cioè la scuola richiedeva più tempo. E alla fine io dico sempre che ho scelto il calcio sicuramente perché ce l'ho dentro come istinto, ma anche come orgoglio, perché mi ero fatta male lì e non potevo interrompere la carriera con un infortunio. Dovevo dimostrare, insomma, di essere più forte di quell'ostacolo, e chissà se mi fosse capitata a basket, se magari, cioè, non so quale poteva essere la mia vita, no? Mi è rimasto un po' il cruccio, però di sicuro il calcio alla fine poi è quello che più mi si addice. E dove hai ottenuto tantissimo, nonostante appunto i sacrifici. Noi tra l'altro qui insieme alla regia abbiamo scrollato la testa quando hai detto anche dell'atletica, del basket, del calcio, quindi veramente complimenti, bravissima. E va bene, per me è tutto, abbiamo fatto una bella chiacchierata, ti ringrazio. E grazie a voi, grazie a te. Grazie mille, Katia Serra. Saluto a tutti, ciao. Ciao. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook. I link li trovi in descrizione. Ciao, a presto.